chiaro, non soddisfatto del risultato, perché quando si perde, si ha un'eliminazione, non si può essere soddisfatti. Dato tutte le premesse che avevamo, chiaramente mi aspettavo un Palermo più pronto, ovviamente fra 10 giorni inizia il campionato e quindi non poteva essere altrimenti. E la mia squadra chiaramente con qualche defezione, anzi con parecchie defezioni, abbiamo provato anche a giocare con dei giocatori diversi che dovevano mettersi in mostra, farci vedere un pochettino, sapevamo di pagare un po' lo scotto, soprattutto a livello fisico. Devo dire che dopo una partenza difficile e complicata siamo riusciti a riprendere la partita, a rimetterla in carreggiata. Ci è mancata un po' di forza fisica per cercare alla fine di rimettere in pari il risultato. Mi dicono che il rigore non si sa se ci fosse o no, però ormai è andata, non importa, non cominciamo già con queste cose. E, vabbè, direi che il mio campionato inizia il 28 agosto, siamo il 31 luglio, direi che è stata fatta una partita, mi auguro che non si sia fatto male a nessuno nel frattempo. Abbiamo tantissimi giocatori da recuperare, adesso l'obiettivo si sposta sulla preparazione del nostro campionato, che è la cosa fondamentale. Cosa che tenevo era avere un atteggiamento giusto, non fare figuracce, e credo che siamo usciti senza fare figuracce. Fino alla fine abbiamo provato a rimettere in piedi un risultato contro una squadra che onestamente si è rivelata più pronta, più fresca, più aggressiva sul piano fisico, cosa che ci aspettavamo. Ecco, la formazione ha fatto delle scelte, ha fatto delle scelte anche importanti. Qualcuno non ha giocato, tipo Zamparo per esempio. Ci sono ragioni specifiche? No, non l'ho visto benissimo, qualche fastidio, non serenissimo, quindi ho preferito non rischiarlo, come non ho rischiato tantissimi giocatori oggi, molti. Avevo anche pochi cambi, quei cambi che li ho fatti, avevo qualche giocatore con i crampi alla fine, non potevo più fare cambi, ecco, per quello che poi ci tengo al fatto che nessuno, spero che nessuno si sia fatto male. Il nostro obiettivo cambia adesso e abbiamo fatto una preparazione paradossalmente dove nel secondo tempo siamo usciti un pochettino di più, anche perché non abbiamo caricato tantissimissimo durante il ritiro da 10 giorni, anche perché sapevamo che c'era questa partita e la volevamo onorare al meglio. Capisco, però io ho visto parlare qui con Goretti e Reggio, tutti parlano del fatto che Zamparo potrebbe non essere il giocatore del prossimo campionato. Questo non spetta a me dirlo, sono cose che dovete chiedere alla società, e chiedo che sta trattando delle situazioni. Io cerco di preservare la mia squadra, nel senso, se sono giocatori che non sono pronti per fare una partita o che non vedo che non sono pronti per fare una partita, non li rischio per due motivi. Uno, perché non va bene per la mia squadra, ci sono altri che meritano, magari sono più pronti in quel momento. E secondo, preservo anche il giocatore magari da figure che non vanno fatte. In tutte le partite devi trarre sempre qualcosa, e ho tratto qualcosa da questa partita, anche qualche giocatore che chiaramente si deve calare nella mentalità della Serie C. Hanno fatto anche categorie diverse, anche dei dilettanti devono arrivare, devono capire che il calcio professionistico è fatto anche di grande sacrificio, di mantenimento palla, di botte, purtroppo è questo, e dobbiamo entrare in questo mood, tanti devono entrare ancora un po' in questo mood. Abbiamo, credo, ancora tempo. Ripeto, il campionato inizia il 28 agosto, noi è quella la data che dovremmo farci trovare pronti, e abbiamo adesso un bel mese per poter mettere dentro quello che ci serve anche a completamento della squadra, ovviamente. Primo tempo scarso, chiaro che prendi gol dopo 3 minuti, la disabitudine alla partita sicuramente ha fatto qualcosa, due palle quasi simili, abbiamo preso due gol, devo dire che il loro attaccante è un cecchino, perché non sbaglia poco. E abbiamo provato, era complicato, perché loro onestamente li ho visti dal campo più aggressivi, più freschi, una gamba diversa. Io faccio calcio da tantissimi anni e queste cose le percepisco. Nel secondo tempo credo che abbiamo sistemato qualcosina a livello tattico, abbiamo messo qualche caratteristica in campo diversa, nelle caratteristiche, e abbiamo trovato qualche spazio in più e gli abbiamo messo in difficoltà, abbiamo fatto comunque 2 gol. Ripeto, mi dicono che il rigore è un po' dubbietto, però fa nulla. Peccato, perché sul 2-1 avere 5 minuti alla fine per provare il tutto per tutto l'avremmo provato. Ecco, purtroppo quel 3-1 è stato complicato. La prestazione, mi ripeto, era tutto sommato quello che mi aspettavo. Una squadra che ha un obiettivo lì vicino,
nel campionato, una squadra invece che ha ancora tanto da fare e pochi allenamenti nelle gambe. I tre gol subiti, i due gol subiti praticamente in maniera identica. Io credo che dopo 3 minuti un po' la disabitudine di un cross improvviso in area di rigore ci ha colto di sorpresa, così come il secondo. Il terzo, ripeto, è un rigore che devo essere onesto, ero molto lontano, non l'ho visto. Chiaramente parlo con i miei giocatori, mi dicono che non è rigore, parlo con i giocatori del Palermo, mi dicono che è rigore. Quindi c'è poco da fare. Mi è sembrato dubbio, però. Non cominciamo adesso, altrimenti non ne veniamo più fuori. Mister, se la Mi sembra una curiosità, D'Angelo, dopo due cose, dopo il gol, ho visto che si è avvicinato alla panchina, gli ha detto qualcosa, Sì, ho e poi come lo percepito. ha visto nello spogliatoio, perché per lui è stata sicuramente una È partita difficile, dispiaciuto, è secondo me. dispiaciuto perché a me mi ha raccontato il perché, sai, il ragazzo è un ragazzo di Palermo, oltretutto un ottimo ragazzo che è appena diventato papà. Qua a Palermo, quindi è dispiaciuto per il fatto che ogni volta che viene lo fischiano. Io l'ho preso perché gli ho detto che era il caso di calmarsi, perché poi fare una figuraccia, fare un gesto che non devi fare, un'espulsione, andava solo a discapito della squadra e sua. E siccome mi sento un po' un padre per tanti ragazzi, gli ho consigliato di stare calmo, di stare tranquillo, di pensare a giocare a calcio, che alla fine la cosa principale è quella, cose molto molto normali.